Benvenuti. Il documentario di oggi racconta una grande avventura di mare. E per una volta il protagonista non è uno dei soliti navigatori italiani del Rinascimento, ma un cinese, l'eunuco Chen Ho, che fra il 1405 e il 1433 comandò le flotte mandate dall'imperatore della Cina a riscuotere il tributo da tutte le popolazioni delle coste e delle isole dell'Indocina e dell'Oceano Indiano. Non erano viaggi di esplorazione. Le giunche cinesi commerciavano già da secoli con i porti dell'India. Erano piuttosto missioni politiche. Si trattava di imporre l'idea che l'imperatore della Cina è il padrone di tutto il mondo. Quando i popoli stranieri ti pagano il tributo, tu sei il padrone del mondo. Questo l'avevano già capito gli antichi persiani e i romani. E per convincere gente che non ci pensava affatto, che non sa neanche chi sei, a pagarti il tributo, niente di meglio che mandare una flotta da guerra carica di soldati. Le navi di Chen Ho tornano in Cina cariche di tesori e di ricchezze, sono passate alla storia come le navi del tesoro. E c'è un'altra conseguenza importante di questi viaggi: i cinesi per la prima volta, anche se non l'hanno fatto forse apposta, ma si spingono anche oltre l'India, arrivano nel Mar Rosso, toccano terra in Africa, in Arabia, ed è possibile che Chen Ho, il quale era un musulmano dello Yunnan, e anche la Cina è un mondo complesso, è possibile, dicevo, che Chen Ho ne abbia approfittato per fare il pellegrinaggio della Mecca, come sappiamo che avevano fatto suo padre e suo nonno. Con tutto questo, oggi i viaggi di Chen Ho sono famosi per la ragione sbagliata. Qualche anno fa, un ex ufficiale della Royal Navy, un comandante di sommergibili, Gavin Menzies, scritto Menzies, ha pubblicato un libro in cui sostiene che Chen Ho ha scoperto l'America. È strano come questa faccenda della scoperta dell'America continua a attirare i furbi e gli ingenui. I furbi scrivono libri con ipotesi assolutamente insostenibili e gli ingenui li comprano. In questo caso i cinesi all'inizio sono stati entusiasti, poi l'hanno scaricato, Menzies. Però all'inizio l'hanno nominato professore onorario all'Università dello Yunnan, trascurando il piccolo dettaglio che non sa il cinese. D'altra parte, per capire il tipo, Menzies non sa neanche l'italiano. E però in seguito ha pubblicato un altro libro in cui sostiene che Chen Ho è arrivato anche in Italia ed è grazie a lui che c'è stato il Rinascimento. È solo grazie ai libri e alle tecniche dei cinesi che Colombo ha potuto scoprire l'America, Dalli, e grazie a loro che Leonardo da Vinci ha potuto concepire le sue invenzioni. La cosa non tanto divertente è però quando poi uno riflette che questi libri vengono recensiti sui giornali, vengono letti, vengono creduti. In questo caso moltissimi storici seri hanno dovuto sciupare un sacco di tempo per dimostrare quello che era evidente fin dall'inizio, cioè che è tutta spazzatura. L'eunuco Chen Ho non ha scoperto l'America e neanche l'Italia. I suoi viaggi restano a testimonianza del fatto che la Cina a quell'epoca era allo stesso livello di sviluppo dell'Europa. I giochi non erano ancora fatti. Buona visione. Antichi archivi riportano che nel luglio del 1405 un imperatore cinese ordina a una flotta di 300 navi e 30.000 uomini di salpare alla volta dei mari occidentali. A capo di tale spedizione vi è uno dei navigatori più abili di tutti i tempi, l'ammiraglio Cheng He. Della flotta fanno parte giunche dalle dimensioni mastodontiche, senza eguali nella loro epoca. Le navi sono cariche di doni per i sovrani delle terre in cui approdano. Nell'arco di 30 anni, Cheng He guida 7 memorabili spedizioni dirette in India, nel Medio Oriente e in Africa, percorrendo oltre 25.000 miglia nautiche. Se
Secondo gli storici, i funzionari governativi cinesi dell'epoca hanno distrutto tutti i registri dei viaggi della cosiddetta flotta del tesoro e la Cina è tornata nel suo isolamento. Oggi, sei secoli dopo, cercano di far luce sulla storia di Cheng He mediante i frammenti dei documenti rimasti. Chi era il grande uomo a capo dell'armata che ha attraversato mezzo mondo 80 anni prima che Colombo salpasse per le Americhe? E qual era il vero obiettivo delle sue imprese? La nostra storia inizia nello Yunnan, dove Cheng He nasce nel 1371. Separato dalla Cina da un'aspra catena montuosa, è un avamposto sperduto del vasto impero dei mongoli di Genghis Khan, che si estende dall'Europa, passando per le catene montuose e le steppe dell'Asia, fino all'Oceano Pacifico. Con l'espansione dell'impero, la famiglia di Cheng He si sposta lungo il continente e, come molti degli attuali abitanti dello Yunnan, Cheng He è musulmano. Il fatto che il padre e il nonno siano insigniti del titolo di Hajj, in onore del pellegrinaggio verso la Mecca, lo riempie di orgoglio. Quando tornarono dalla Mecca, Cheng He si sedette ad ascoltare con interesse i loro racconti. Per conoscere nuove tradizioni, i popoli degli altri paesi e le specie animali sconosciute. È così che aprì gli occhi sul mondo. Esistono molti aneddoti sulla figura di Cheng He, ma le testimonianze scritte scarseggiano. L'appassionato di storia, il signor Xu Kede, studia Cheng He da 40 anni. Il punto di partenza è stata l'iscrizione commemorativa commissionata da Cheng He per la lapide del padre. Questo monumento purtroppo è rimasto per più di 600 anni nascosto in mezzo alla vegetazione. Sulla lapide possiamo leggere un epitaffio dedicato proprio al padre, che Cheng He scrisse prima di salpare per il primo viaggio. Dall'epitaffio è possibile trarre molte informazioni su Cheng He. Il nonno era il governatore dello Yunnan e il padre apparteneva ad un rango sociale elevato. Dunque la famiglia era benestante. Deve aver avuto un'infanzia felice. Ma quel periodo idilliaco finisce presto. All'improvviso, un esercito invade il suo villaggio, uccidendo chiunque incontri. Durante il massacro, il padre muore. È il 1381 e un'armata cinese di 250.000 uomini aggredisce lo Yunnan. L'imperatore dei Ming intende cacciare i capi militari mongoli e annettere questa regione alla Cina. Il fratello maggiore di Cheng He scappa, ma il bambino non è altrettanto fortunato. Malgrado questo drammatico capitolo della sua vita, la cattura si rivelerà un'opportunità eccezionale, ma che tuttavia, considerata la brutalità dei tempi, dovrà pagare a caro prezzo. Nel 1381, all'età di 10 anni, il prigioniero viene trasferito nella capitale dell'impero dei Ming, Nanchino.
In base ad antiche tradizioni, i vincitori sono soliti evirare i figli dei nemici sconfitti, e a Chang'e spetta questa stessa triste umiliazione. Tale operazione avviene senza riguardo delle conseguenze. Dopo il taglio del pene e dello scroto, nell'uretra viene inserito un catetere rudimentale per impedire al tessuto cicatriziale di chiuderla. Alcuni bambini hanno solo 9 anni, ma secondo la tradizione l'imperatore deve essere l'unico uomo del palazzo. Pertanto la servitù di giovani eunuchi è molto richiesta. Sembra essere questo il destino di Chang'e, ma la sua vita subirà una svolta. Nel 1390 si trasferisce a Pechino, dove entra a far parte della famiglia del principe Chudi. Col tempo, il principe e il suo eunuco stringono un forte legame. Combattono fianco a fianco nelle campagne militari contro i mongoli e Chang'e vive stabilmente nel palazzo. Da anni, Xu Kede si occupa di raccogliere le immagini di Chang'e e le leggende su di lui per far luce sulla vita di questo personaggio memorabile. Durante il soggiorno a palazzo, Chang'e acquisì molte abilità e affinò l'ingegno. In primis perché, condividendo con lui gli studi, il principe gli permise di ampliare le conoscenze, ma anche perché poté giovarsi dell'aiuto di un mentore, un monaco di nome Yao Guanshao. Inoltre, vivendo insieme a Chudi, ebbe la possibilità di interagire con numerosi alti dignitari da cui apprese la politica del palazzo. Quando Chang'e compie 31 anni, Chudi si impadronisce del trono e si autoproclama imperatore Yongle, ossia l'imperatore della gioia sempiterna. Indignati, i funzionari del governo si rifiutano di sostenerlo. Yongle concede a molti eunuchi del palazzo posizioni di potere. Nella sua cerchia, Chang'e è l'astro nascente. E l'imperatore ripone enorme fiducia nelle sue capacità. Difatti Chang'e è già stato nominato capo della servitù e responsabile degli affari generali della reggia. Ma nel 1405 l'imperatore lo convoca nella sala del trono per esporgli il progetto più ambizioso che abbia mai concepito. Yongle, in qualità di imperatore, non si ritiene solo il sovrano semidivino della Cina, ma anche del mondo intero. Le 10.000 nazioni oltreoceano devono trarre beneficio dalla sua bontà e dalla sua onestà e devono portargli rispetto. Pertanto, spedirà una vastissima armata alla volta dei mari occidentali. E chi sarà l'uomo all'altezza di questa missione? Il suo fidato eunuco, Chang'e. Ma quali furono i motivi che spinsero Chudi a prediligere Chang'e? L'imperatore si rivolse a Yao Guanshao, domandandogli quale membro del palazzo sarebbe stato degno di dirigere la sua flotta verso i mari dell'Occidente. E il monaco aveva risposto che in tutto l'impero nessuno era adatto ad assolvere tale compito a parte Chang'e, perché quel giovane era ineguagliabile. Ecco perché scelse Chang'e. Aveva molte qualità, era alto, dall'aspetto possente e colto. Parlava l'arabo, conosceva il buddismo e il taoismo. Pertanto si sarebbe adattato facilmente a qualsiasi tipo di contesto.
con un editto imperiale, ordina la costruzione di centinaia di navi da guerra e imponenti giunche. All'età di soli 34 anni, Cheng He è al comando della flotta più potente che il mondo abbia mai visto, in grado di condurre la Cina verso le terre più remote allora conosciute. Le navi sono la priorità. Dal 1405 vengono costruite o rimesse a nuovo per le missioni imperiali più di 1000 imbarcazioni. Il cantiere navale di Nanchino, il più esteso del paese, diventa una vera catena di montaggio. L'uso dei bacini di carenaggio, in anticipo di 400 anni rispetto all'Occidente, permette di sostenere serrati ritmi di produzione. Secondo le stime, vengono abbattuti per lo scopo metà degli alberi della Cina meridionale. Già noti come abili costruttori navali, i Ming si spingono a costruire imbarcazioni enormi, paragonabili per dimensioni solo a quelle che si diffonderanno a partire dal XIX secolo. Dalle fonti emerge che le navi del tesoro di Cheng He erano lunghe 138 metri e larghe 56, notevolmente più grandi della Santa Maria di Colombo e perfino di un campo da calcio. Queste giunche gigantesche erano una sorta di città galleggianti. L'equipaggio della Santa Maria contava 90 persone, mentre l'ammiraglia di Cheng He pare abbia trasportato un migliaio di persone, comprese animali e provviste. Era carica di acquari e notevoli quantità di oggetti preziosi come la porcellana o la seta per scopi commerciali. La flotta contava altre imbarcazioni più piccole, navi di 100 metri adibite al trasporto dei cavalli e del bestiame, mercantili di oltre 80 metri per il trasporto di grano e riserve alimentari e 180 navi militari lunghe 60 metri ciascuna. C'erano perfino navi speciali per il trasporto dell'acqua. Inoltre, le navi del tesoro venivano protette da un'armata di altre 300 possenti imbarcazioni in formazione. A bordo, con Cheng He, c'è un giovane traduttore musulmano di nome Ma Huan. Nel 1433 pubblicherà un diario sui suoi anni in mare, che diventerà la principale fonte storica dei luoghi e dei popoli con cui la flotta di Cheng He è entrata in contatto. Al di là dell'immensa vastità delle onde che le nostre navi hanno cavalcato, abbiamo attraversato molti paesi caratterizzati da stagioni, climi, paesaggi e abitanti diversi. In quella terra, una lingua di sabbia, bianca come la neve, si protende nel mare. Alla luce del sole e della luna, brilla come se l'acqua avesse delle increspature. Gli artigiani che producono intarsi in argento e oro pregiati o altri manufatti simili realizzano alcuni tra gli oggetti più raffinati ed elaborati mai visti. La popolazione di questo paese professa la fede islamica. Vi si trovano in quantità incenso, sangue di drago, mirra e anche misteriosi animali. Stranamente, il diario di Ma Huan non accenna alle dimensioni delle navi del tesoro, lasciando spazio a infinite speculazioni da parte degli esperti. La prima menzione sulle misure precise si trova nel libro L'Eunuco Cheng He dei Tre Gioielli verso l'Oceano Occidentale. Ma si tratta di un racconto, per l'esattezza di un romanzo fantastico che narra le traversate di Cheng He, scritto 160 anni dopo la sua morte.
Dunque, quanto erano grandi le navi del tesoro? I resti di una nave del XIII secolo sono conservati qui al Museo Marittimo di Quanzhou. Quando è stato estratto nel 1947, lo scafo di 35 metri era molto più lungo di quanto gli esperti credessero possibile per l'epoca. È la prova che 200 anni prima di Chang'e, i costruttori di navi erano già in grado di realizzare scafi con tre assi e paratie impermeabili per contenere gli allagamenti e rinforzare la struttura. Forse queste tecniche hanno permesso ai carpentieri navali di Chang'e di creare imbarcazioni più grandi? Il primo indizio è venuto alla luce nel 1957, quando gli archeologi hanno effettuato gli scavi negli antichi bacini di carenaggio della dinastia dei Ming a Nanchino. Sono state rinvenute anche delle enormi travi risalenti all'epoca di Chang'e. Il dottor Hua Guorong spiega che le prove decisive per confermare le dimensioni delle navi di Chang'e sono i resti di un gigantesco timone. Molti studiosi si sono avvalsi di questo timone per fornire con la massima precisione possibile una stima esaustiva delle dimensioni complessive delle navi di Chang'e. Secondo alcuni, è assolutamente plausibile che avessero una lunghezza pari a 138 metri e una larghezza di 56 metri. L'architetto navale Chung Chi Kit non è d'accordo. Ci sono molti vincoli tecnici e operativi per il funzionamento di imbarcazioni così grandi. Kit ritiene che navi di tali dimensioni sarebbero state troppo grandi da governare e che il legno non è così resistente da sostenere un peso superiore alle 10.000 tonnellate. A sostegno della sua tesi c'è questo foglio di preghiere buddiste. È l'unica immagine contemporanea a Chang'e. Con soli 4 alberi e non 9, le navi sembrano di dimensioni più convenzionali. Abbiamo scoperto che quei vascelli dovevano misurare probabilmente 60-62 metri di lunghezza. Quindi le navi di Chang'e erano più piccole rispetto a quanto narrato nel libro del XVI secolo, ma comunque più grandi di qualunque altro vascello costruito all'epoca in Europa. Nell'inverno del 1405, quando i monsoni da nord-est iniziano a soffiare, l'armata di Chang'e salpa verso l'Oceano Indiano. Fino ad allora, il 34enne Chang'e probabilmente non ha nemmeno mai visto il mare. Anche se non si tratta di un viaggio di esplorazione, la prima missione è molto ambiziosa. Raggiungere Giava, passare per lo stretto di Malacca, superare Sumatra, per poi raggiungere la destinazione scelta dall'imperatore, il regno di Calicut, sulla costa indiana del Malabar. Il motivo che lo spinge fin laggiù è lo stesso per cui Calicut è rinomata in tutto il mondo: il pepe. Il pepe affascina l'imperatore Yongle, non solo per il suo sapore speziato, ma anche come rimedio per i problemi intestinali e cardiaci. In Cina è molto raro e viene spesso usato come moneta di scambio. Era il prodotto più richiesto, secondo i documenti rinvenuti. I cinesi ne importavano grandi quantità. Era una spezia che non si trovava nel paese. Ma Chang'e non è arrivato a mani vuote. Le stive sono cariche di sete preziose e, in special modo,
di porcellane della dinastia Ming, pregiate in tutta la regione per la loro bellezza e resistenza. Cheng He passa i primi 3 mesi del 1407 a commerciare per conto dell'imperatore. Le sue abilità di negoziatore vengono messe alla prova durante il baratto di pietre preziose, perle, coralli e grandi quantità di pepe. Ma Huan descrive in che modo avvenivano gli scambi. Il capo e il mediatore indù dell'alta casta dei Ceti, insieme a Sua Eccellenza l'Eunuco, stringono le mani e il mediatore annuncia che in data luna e in dato giorno si sono incontrati e hanno raggiunto un accordo. Qualunque sia il prezzo, esoso o modesto, non sarà possibile rifiutarlo o ridiscuterlo. Sul finire della primavera, i monsoni soffiano da sud-ovest e la flotta fa ritorno in Cina con il suo inestimabile carico. Ma il commercio è solo una delle ragioni dei viaggi di Cheng He. Forte di 300 navi, la sua missione ha un'altra motivazione. Un secondo fine tutto orientale che avrebbe sconcertato i pensatori europei dell'epoca. Per capire meglio, è necessario comprendere la mentalità dell'uomo che ha ordinato la missione, l'imperatore Yongle. Yongle, tra gli imperatori cinesi, è stato il più visionario e spietato. Nel 1402 usurpa il trono di suo nipote dopo 3 anni di guerra civile, giustiziando ogni funzionario che rifiuti di appoggiarlo. Vengono uccisi a migliaia. Yongle ha 2 mire ambiziose. Riportare in auge la cultura cinese dopo secoli di dominazione mongola e legittimare la sua ascesa al trono. Trasferisce la capitale cinese da Nanchino a Pechino e costruisce la più grande reggia al mondo, la città proibita. Si dedica inoltre a fortificare ed estendere la grande muraglia per impedire le invasioni mongole dal nord. La sua brama non conosce limiti. Il dottor Ji Shijia è un esperto della dinastia Ming e ha passato anni a studiare la personalità di Yongle. Ha trovato indizi interessanti in un'antica cava non lontano da Nanchino. Qui l'imperatore ordina di estrarre una enorme lastra di pietra per innalzare un imponente monumento a suo padre. Non si sarebbe fermato dinanzi a nulla, anche se avesse dovuto far lavorare i suoi tagliapietre fino allo stremo. Stando a quanto abbiamo scoperto dalle documentazioni, in una sola giornata ciascun uomo doveva scavare 3 sacchi enormi di pietre, all'incirca di queste dimensioni. Chi non riusciva a portare a termine il suo lavoro veniva giustiziato. Ma il progetto è un'idea folle. Prima del suo completamento, l'imperatore viene informato che l'opera è troppo grande per essere spostata. Oggi si innalza qui come monumento alla sua megalomania. Noi cinesi diciamo sempre che quando si erige un monumento a qualcuno, in realtà si celebra a se stessi. Nel tessere le lodi di suo padre, Chu Di elogia se stesso. Nella sua costante ricerca di ammirazione e conferme, l'imperatore proietta il suo sguardo oltre i confini cinesi. La sua preoccupazione principale era che nessuno dubitasse della sua legittimità e un modo per raggiungere lo scopo era ricevere numerosi regnanti provenienti da varie parti del mondo e farsi riconoscere il suo ruolo divino in quanto figlio del cielo. Per lui era questo ciò che contava. Nell'universo confuciano, il mondo è rigorosamente ordinato secondo una gerarchia sociale con l'imperatore al vertice. Il suo compito è quello di contribuire a mantenere l'armonia tra il cielo e la terra.
Se i regnanti stranieri vengono persuasi ad offrire tributi, l'imperatore crede che gli dei gli saranno favorevoli e la sua dinastia durerà in eterno. La missione di Chang'e è quella di far inchinare il mondo ai suoi piedi. Non era stato inviato per scoprire terre inesplorate, era in cerca di sovrani da persuadere al riconoscimento dell'imperatore Yongle. Richiedere tributi era una vera arte e Chang'e è un maestro indiscusso della diplomazia. Proprio come nelle attuali negoziazioni politiche, i regnanti vengono invitati a lauti banchetti e sedotti dai pregiati prodotti cinesi. I sovrani locali avrebbero dovuto offrire un tributo. La Cina avrebbe accettato gli scambi commerciali con loro, secondo una versione antica del principio della nazione più favorita. Gli emissari vengono ospitati a bordo delle navi per riprendere il lungo viaggio verso la Cina e per offrire di persona i loro doni all'imperatore. Tra questi vi sono animali rari, mai visti prima in Cina. La creatura che più stupisce la corte viene inviata da parte del sovrano del Malindi, l'attuale Kenya, un'imponente giraffa. È incredibile come abbiano portato la giraffa in nave e attraversato l'Oceano Indiano. I mandarini di corte rimasero estasiati. Cercarono nei loro libri di testo classici il nome di un animale simile e sconosciuto e trovarono dei nomi arcaici. Scrissero poesie, dipinsero quadri, perché per loro era la creatura più stupefacente mai vista prima d'ora. Ma se un sovrano era contrario all'idea di diventare un vassallo della Cina, ricorrevano alla minaccia dell'uso della forza. I primi anni del regno di Yongle furono segnati dalla violenza. Ci furono l'invasione del Vietnam, l'invasione di una serie di stati thailandesi nell'attuale provincia dello Yunnan e imponenti spedizioni navali oltreoceano. Chiunque si soffermi sulle azioni compiute durante tali viaggi noterà che si trattava di missioni tutt'altro che amichevoli o pacifiche. L'uso della forza militare dimostra che la Cina non si ferma davanti a nulla per proteggere i suoi interessi. Permettendo gli scambi con i prodotti cinesi solo ai paesi che hanno presentato i loro omaggi, l'imperatore tenta di stabilire un monopolio statale sul commercio internazionale. Per farlo, si presentava con circa 25-30.000 soldati, una flotta composta da più di 200 navi, e suggeriva ai regnanti locali di dimostrare la loro sottomissione ai Ming, altrimenti avrebbero dovuto affrontare le conseguenze. I registri della corte cinese narrano che il 6 luglio del 1411, Chang'e, provocato da un attacco dei ribelli alla sua nave, conduce l'esercito fino alla capitale di Ceylon, dove cattura il re per l'irriverenza mostrata all'imperatore. Erano navi ben equipaggiate, con i migliori armamenti dell'epoca. Erano state costruite per dominare e per istituire una Pax Ming in tutta la regione e su tutti i mari. Ma alcuni storici ritengono che ci sia una buona ragione perché la flotta sia armata. Erano armati, le navi erano equipaggiate, c'erano moltissimi soldati e marinai a bordo. In fin dei conti dovevano difendere il nome dell'imperatore e non potevano permettere che le navi venissero saccheggiate dai pirati o catturate dai sovrani locali, quindi dovevano essere ben presidiate. L'armata di Chang'e è diventata una potenza formidabile dei mari e il messaggio ha raggiunto tutti i porti di scalo: pagare il tributo alla Cina o prepararsi a soccombere. Alla costante ricerca di tributi e tesori, la flotta di Chang'e naviga lungo le acque del Mar Arabico
per la prima volta nel 1414. Per mezzo millennio, i commercianti arabi sono stati maestri navigatori, solcando queste acque con semplici imbarcazioni a uno o due alberi, note come sambuchi. I mercanti dominavano le rotte commerciali tra l'India, l'Arabia e l'Africa, raggiungendo perfino le coste della Cina. Un osservatore arabo del IX secolo riporta: chiunque voglia raggiungere la Cina deve attraversare sette mari, ciascuno dei quali con colori, venti, pesci completamente diversi l'uno dall'altro. Le rotte erano tracciate ed erano ben note, specialmente agli indiani, ai persiani e agli arabi che erano ormai consumati navigatori. Da quel punto di vista, Cheng He poteva facilmente trovare degli esperti che consentissero alla spedizione di procedere in sicurezza, raggiungendo le destinazioni desiderate. Per trovare tali esperti, visita la città di Quanzhou, sulla costa sudorientale della Cina. Un tempo uno dei porti più dinamici del mondo e dimora di circa 40.000 musulmani. Il dottor Wang Liang Mao è un esperto storico della città marittima. Ha portato alla luce reperti che confermerebbero il reclutamento di navigatori locali da parte di Cheng He. C'era un poeta all'epoca che scrisse un'ode appropriata. Recita così: che siano benvenuti gli uomini con turbanti e a piedi nudi, grandi onde e alte muraglie, portano numerosi tesori dal mare. Questo era un luogo in cui vivevano mercanti stranieri. Era un po' come la Shanghai di oggi. Baiqi si trova sulla sponda opposta. Gli annali mostrano che Cheng He aveva assoldato molti marinai della zona come timonieri per guidare le sue navi. Il capovillaggio Guo vive a Baiqi, un villaggio musulmano a pochi chilometri da Quanzhou. E sostiene che i suoi avi abbiano navigato con Cheng He. Noi siamo originari dell'Arabia. Abbiamo vissuto praticamente in mare e poi siamo approdati a Quanzhou per fare i mercanti. Gli arabi hanno due abilità: navigare e commerciare. Due qualità necessarie affinché i viaggi di Cheng He abbiano successo. Secondo degli antichi racconti, quando Cheng He issò le vele per salpare verso i mari occidentali, venne proprio in questo villaggio e vi rimase per 202 giorni. La leggenda vuole che durante una partita a scacchi, Cheng He propone ai navigatori arabi di unirsi a lui nel suo viaggio ai confini del mondo conosciuto. Inizialmente non sono molto convinti, ma lui offre loro una buona paga e li aiuta a risolvere dei problemi locali. All'epoca i mari erano dominati dai pirati, quando Cheng He arrivò qui per la prima volta. Lui riuscì a scacciarli tutti e per questo i nostri antenati gli furono da subito riconoscenti. Con i marinai arabi al timone, l'armata di Cheng He sfrutta i monsoni nord-occidentali che iniziano a soffiare ogni mese di gennaio. A quel tempo, gli arabi sono considerati i migliori navigatori sulle lunghe distanze e Cheng He
si affida a numerose loro innovazioni. Per esempio, si ritiene che sebbene la bussola magnetica sia un'invenzione dei cinesi, siano stati gli arabi ad affinarne l'uso in mare. Chang'e combina le conoscenze dei navigatori cinesi e arabi per creare delle carte nautiche, alcune delle quali esistono ancora oggi grazie alle copie disegnate nel XVII secolo. Esse facilitavano la navigazione dalle coste della Cina fino all'Africa, riportando punti di riferimento visibili dal ponte di una nave. Mostravano spiagge, scogli ed elementi riconoscibili dal mare. L'insidioso stretto di Malacca. Tutte e sette le spedizioni hanno solcato queste acque. E le mappe di Chang'e sono ancora oggi un ottimo strumento. Il comandante e capitano P.J. Rivers ha grande rispetto dell'ingenuità degli antichi cartografi. Guardando la rotta, non va da est a ovest, forse da nord a sud. Da questa parte potrebbe andare da nord a sud o da est a ovest, oppure nord-ovest e sud-ovest. Non si sa mai. Si potrebbe percorrere una qualsiasi rotta antica, non importa la direzione, perché non si naviga con la bussola, ma lungo la costa. E finché ci si mantiene vicino al litorale, si riescono a riconoscere le montagne, le isole segnate sulla mappa, così da individuare la propria posizione. Ma come fa Chang'e a navigare, dopo essersi lasciato alle spalle la terraferma, attraversando l'immensità e le minacce del mare aperto? Chang'e si affida alle mappe stellari, spesso fornitegli dai suoi navigatori arabi. Questa mappa mostra le costellazioni da seguire dal sud-ovest dell'India al Golfo Persico e la loro posizione rispetto all'orizzonte. Avvicinandosi a una nuova terra, bisogna scandagliare il fondale marino, registrare la profondità dell'acqua. Si scende sul fondo per prelevare dei campioni del terreno, al fine di determinare il tipo di ambiente da cui si è circondati. Quei marinai erano dotati della charat, la capacità di stabilire se si trovavano in prossimità della terraferma dal cambiamento del colore dell'acqua, dalle nuvole, dal volo degli uccelli. Svolgevano molto bene il loro lavoro, perché sapevano sempre quale rotta dovevano seguire e perché. Basta prendere una mappa e si nota che tutte le destinazioni della flotta Ming erano porti strategici delle rotte commerciali dell'Oceano Indiano. Questo tipo di informazione può provenire solo da commercianti molto esperti, e i commercianti esperti dell'epoca erano musulmani. Nel 1419 la flotta raggiunge lo Yemen, approdando ad Aden, il porto più ad occidente dell'Oceano Indiano. Si trova al centro tra l'Europa, l'Egitto, l'Arabia e l'Oriente e controlla l'accesso al Mar Rosso e le vie caroveniere verso nord. Per i cinesi, una delle maggiori attrazioni è una resina che viene estratta dagli alberi del deserto yemenita, l'incenso. Oltre alle proprietà curative che gli vengono attribuite, la sua fragranza sembra infondere nelle persone un senso di gioia, rendendo quindi il suo prezzo maggiore di quello dell'oro. Lo Yemen è stato a lungo definito Arabia Felix, soprattutto per la sua produzione di incenso. All'epoca era talmente ricercato che lo Yemen divenne una sorta di terra leggendaria in cui veniva prodotta una sostanza magica, ed era magica perché attraverso di essa si creava un contatto con le divinità. Nel XV secolo la sua produzione era ancora elevata, tanto da venire menzionata da Ma Wan. È ovvio che i cinesi la adorassero. Il signore dello Yemen consegna a Chang'e dei doni per l'imperatore, tra cui due cinture d'oro decorate con pietre preziose.
Ma gli intellettuali yemeniti sono confusi dagli atteggiamenti e dalla mentalità cinesi. Ritenevano che la brama di dominio dell'imperatore cinese, resa evidente dalla decisione di inviare una simile flotta, fosse a dir poco ridicola. Ma tali considerazioni non riescono a fermare il commercio. E una volta lasciato lo Yemen, la flotta del tesoro segue le rotte commerciali a sud, lungo la costa africana. Sono in molti a ritenere che Cheng He abbia scoperto l'America, ma non esistono prove a sostegno di queste speculazioni. E sui diari di bordo è riportato il nome del punto più distante mai raggiunto: Malindi, nell'attuale Kenya. Oggi si tratta di una meta turistica, ma un tempo Malindi era una ricca città fondata dai mercanti arabi che controllavano il commercio tra l'Africa e l'Oceano Indiano. Ciò che attirava il loro interesse era l'oro africano che veniva dai territori centrali. L'oro dell'Africa alimentava praticamente l'intero sistema, in quanto veniva utilizzato per pagare i beni più preziosi, come ad esempio il pepe. L'Africa è l'Eldorado della Cina, una terra di infiniti misteri e tesori. Qui siamo tra le vestigia della città medievale di Gede, a soli 15 chilometri a sud di Malindi. Alcune rovine circondate da una densa giungla risalgono all'Africa dell'epoca di Cheng He. Abdallah Ali Alausi, curatore del sito, sostiene che le porcellane, un tempo parte di questa moschea vecchia di 600 anni, possano dimostrare l'arrivo dei cinesi. Nel XV secolo questa città era fiorente come un fresco bocciolo di rosa. In quel momento Cheng He venne a visitare questa parte del mondo. Alcuni dei reperti che sono stati ritrovati qui, come la porcellana, potrebbero essere stati portati da lui. Dato che era musulmano, portava sempre doni ai musulmani nelle terre in cui approdava. Dopo 6 secoli non rimangono molte prove né dello splendore di Malindi né dell'approdo della flotta di Cheng He. Ma su una remota isola di nome Patè si narra di un naufragio avvenuto tempo addietro e di singolari tradizioni cinesi. Le tecniche di cesteria sono simili a quelle usate nella Cina meridionale e alcuni degli abitanti hanno la carnagione molto più chiara delle altre popolazioni del Kenya. Baraka Badi Shi appartiene a uno dei pochi clan che rivendicano il loro lignaggio cinese. La leggenda vuole che una volta che i naufraghi della flotta di Cheng He sbarcano in questa terra, sposano donne del posto. In Cina, alcuni scienziati hanno analizzato il suo DNA e ritengono che la sua famiglia abbia origini cinesi. Questo dato da solo non può provare un legame certo, ma il suo racconto è avvalorato da un prezioso cimelio di famiglia, una piccola ciotola di porcellana. Quando mia madre era ancora una bambina, i suoi parenti le raccontavano la storia della sua famiglia, sottolineando il fatto che discendevano direttamente dai Huashanga. Questo vuol dire che avevano antenati cinesi e che le loro origini erano radicate per l'appunto nel lontano Oriente. Erano cinesi. Se gli avi di Baraka sono veramente naufragati, la perdita della loro nave e del carico deve essersi sommata al costo esorbitante dei viaggi di Cheng He. Si stima che la flotta sia costata alle casse dell'impero più di 6 miliardi di dollari all'anno in termini attuali. Un modo decisamente dispendioso di supportare le mire dell'imperatore. In Cina cominciano a crescere le polemiche. I mandarini iniziano a fare domande scomode. Qual era lo scopo di quelle missioni oltremare? Sì, servivano a legittimare l'imperatore Yongle,
ma egli ormai era già stato ben più che legittimato da 5 anni di regno. Cosa voleva ancora? Dopo tutti quegli anni in mare, Cheng He è talmente fuori dal mondo da non avere idea di quante cose siano cambiate nella sua patria. La notte del 9 maggio 1421, un fulmine si abbatte sulla città proibita, solo 4 mesi dopo il suo completamento. Per l'imperatore Yongle si tratta di un segno della collera degli dei. 3 anni dopo, alla sua morte, suo figlio sale sul trono. Cheng He viene messo da parte. Il nuovo imperatore non ha interesse per i grandiosi progetti di suo padre e la Cina abbandona la navigazione oceanica. Si crede che i mandarini abbiano distrutto i registri e i documenti per evitare che la Cina intraprendesse nuovamente una politica pericolosamente dispendiosa. Entro la fine del secolo, la costruzione di navi con più di 2 alberi viene proibita e punita con la morte. E il governo ordina la distruzione di tutti i vascelli oceanici. La gloria della Cina, superpotenza marittima, è finita. Come si fa a controllare un oceano delle dimensioni dell'Oceano Indiano? Le uniche persone a esserci mai riuscite giunsero poco tempo dopo dal Portogallo. 65 anni dopo che l'ultima flotta di Cheng He ritorna in patria, l'esploratore portoghese Vasco da Gama solca le acque dell'Oceano Indiano, dando inizio a una nuova era di dominazione europea. Se la Cina avesse tenuto in vita la sua flotta, avrebbe sicuramente sconfitto le navi portoghesi. Non vi è alcun dubbio. Oggi, 6 secoli dopo, la Cina sta riscoprendo Cheng He. A Nanchino, nel punto in cui sono state costruite le navi della flotta del tesoro, un gruppo di carpentieri navali ha trovato il modo di commemorare l'anniversario del primo viaggio di Cheng He. In onore del 600° anniversario, abbiamo costruito questa nave lunga 2,8 metri per ricordare i 28 anni che la flotta passò in mare e larga 1,7 metri per indicare le 7 spedizioni compiute in totale. Cheng He è stato un grande navigatore, non solo per la Cina, ma per tutto il mondo. Per questo motivo sono davvero molto fiero di essere cinese. Oggi Cheng He rappresenta il rinnovato desiderio della Cina di abbracciare il mondo moderno. Oggi Cheng He è il simbolo di qualcosa di totalmente diverso. In un certo senso non ha niente a che vedere con il mito passato di Cheng He, ma è un incoraggiamento a sviluppare tutto il potenziale e le possibilità del popolo cinese. Nella città natale di Cheng He, nello Yunnan, è stata incastonata una bussola nella lapide di suo padre. È il posto in cui Xu Kede contempla l'uomo la cui storia investe ancora la sua immaginazione. Provo ammirazione nei suoi confronti perché dedicò la sua intera esistenza alla sua patria, alla Cina e alla navigazione. Possiamo affermare senza alcun dubbio che fu un eccellente diplomatico e inviato di pace. Malgrado tutte le discussioni sui suoi viaggi, non esistono documenti che raccontino qualcosa di Cheng He come uomo. E lui non ha lasciato alcun diario della straordinaria odissea personale che il fato gli ha riservato.
l'unica traccia indelebile dei sentimenti di Chang'e è l'iscrizione lasciata in un tempio prima di salpare per il suo ultimo viaggio. Il suo breve resoconto di quasi 30 anni in mare. Abbiamo attraversato più di 100.000 miglia cinesi di vasto oceano e abbiamo visto davanti a noi onde gigantesche, alte fino al cielo. Abbiamo visitato più di 30 paesi, grandi e piccoli. Abbiamo posato gli occhi su territori sperduti, nascosti nell'azzurra evanescenza di vapori leggeri, mentre le nostre vele, orgogliosamente spiegate come nuvole, notte e giorno, continuavano il loro corso, veloci come la scia di una stella, solcavano quelle onde selvagge con l'andatura fiera di chi percorre la strada maestra.